Buongiorno, ben ritrovati, siamo insieme nel nostro post del dopo martedì della nostra diretta per raccontarci un po', insomma, tutto quello che ci siamo detto e per magari avere anche stimoli nuovi per i prossimi martedì, come diciamo così, temi da affrontare. E intanto io non c'ero stata la settimana prima, non stavo tanto bene, sono guarita, è stato un piacere per me essere con voi, eravate tantissime anche questo martedì, nonostante non avessi messo il post che appunto ci sarebbe stata la diretta e come sempre abbiamo affrontato un po' i temi che ci stanno a cuore, ma che insomma colpiscono anche un po' quelle che sono le nostre giornate, le nostre culture. Tant'è che Afonso, insomma, visto che eravamo nella giornata di San Martino, ha chiesto se anche da noi praticamente si festeggiava, no? San Martino e come? Perché da lui, ad esempio, in Portogallo si degusta vino novello e consumo di caldarrosse. E allora così ho lanciato, no? Quelle che erano le vostre culture legate a San Martino e devo dire che siete stati tantissimi a rispondere. Più o meno, però, alla fine abbiamo visto che vino, caldarroste e carne, insomma, c'è un pochettino ovunque nelle varie tradizioni, anche se poi qualcuno, insomma, mi ha fatto sorridere perché ha legato San Martino a San Faustino, perché ha detto no, è per gli sfigati, e lui ha detto ma no, quello è per i single che dopo San Valentino fanno San Faustino. In realtà, soprattutto al sud, insomma, mi avete detto che no, San Martino si festeggia proprio praticamente il cornuto, ecco, detto proprio così, ma l'avete detto voi, non l'ho detto io. E quindi insomma anche una tradizione che non sapevo e oserei dire molto curiosa. Abbiamo parlato insomma sì di San Martino, di fiere di paese, insomma di quelle che ci sono proprio in occasione di San Martino, le fiere che iniziano ad esserci nuovamente adesso, autunnali che ci raccontano, no? I prodotti del nostro territorio, no? Gastronomici, culturali, quindi la voglia anche di assaggiare prodotti come una fiera dedicata al radicchio rosso. Ho salutato anche Alessandra che insomma ci seguiva insieme a Carlo e che era la commessa di Calzedonia, così salutiamo, abbiamo salutato anche tutti coloro che effettivamente insomma lavoravano e lavorano nei negozi. Non è facile avere a che fare con i clienti, poi dicevo ad Alessandra povera perché quando veniamo noi donne già a comprare siamo indecise, ma quando vengono gli uomini a comprare delle calze per le donne, lì è proprio il massimo. Comunque, detto questo, era l'unica donna con me quel giorno, martedì, e quindi l'ho anche salutata, mi ha fatto piacere. Si è parlato poi, come sempre, un po' di viaggi, di dove andare, in qualche modo anche Capodanno, no? E le prossime feste, Capodanno, io dicevo magari Vienna, mi piacerebbe andare a Vienna. C'è chi insomma ha tirato fuori anche l'idea di andare un po' ad esempio in Iran, no? In Persia, anche se insomma diciamo gli scontri che ci sono adesso insomma non lo permettono e questo è un peccato perché ci sono dei posti che insomma sarebbero da visitare, anche se io in realtà insomma sono più attratta dal nord, magari per vedere anche l'aurora boreale, che tra l'altro è stata anche da noi in Italia, anche il sud dell'Inghilterra, come ci ha detto Simon, ma io me la sono persa, non l'ho vista, quindi c'è stata, ma io non l'ho vista. Mannaggia, per una volta, quindi vorrà dire che dovrò fare un viaggio al nord. Ma naturalmente, insomma, c'è chi adora anche i posti del Medio Oriente, anzi, si diceva addirittura andiamo in Oman, così ci rilassiamo completamente. Super Falcotec si è proposto di organizzare un volo charter per andarci tutti quanti insieme, perché no? Potrebbe essere una bella idea. Chi insomma preparava come sempre il pranzo, come Pachi che non ci ha potuto svelare per chi stava preparando il pranzo per i prossimi giorni, mega naturista che come sempre ci dava, diciamo così, il suo pranzo, che lui ci porta sempre in tavola le cose buonissime come era, ok, risotto al cavolo nero toscano, cacciucco alla livornese, dolci cantucci vinsanto, va bene, ci ha fatto proprio venire l'acquolina in bocca. Questo è un po' quello che abbiamo parlato martedì. Vi ho anche fatto ascoltare un vinile che era quello di Prince, Sign of the Time, molto particolare, molto bello, che vi invito
andare ad ascoltare, se non l'aveste ancora fatto, un vinile, insomma, che l'ha consacrato ulteriormente, insomma, al pubblico. La sua carriera veramente l'ha portato alle stelle, poi vabbè, ha cambiato nome, io lo preferisco il primo Prince, però insomma è sempre un grande artista, per cui ogni tanto diamo anche qualche, diciamo così, suggerimento di vinili da ascoltare, da scoprire. Poi insomma ci avviciniamo a Natale, perché non regalare anche qualche vinile oltre a qualche libro. Per cui vi aspetto come sempre, aspetto anche i suggerimenti vostri per così i nostri temi del martedì. Con questo è tutto, vi ringrazio, vi auguro una buona giornata. Vi mando un bacio e come sempre vi aspetto martedì, magari anche in settimana con altri contenuti, non lo so, ma martedì ci saremo sicuramente, come sempre alle 9:30. Se volete contattarmi, la mail è imcalibuno@libero.it oppure sul canale Patreon Simona Non Solo Radio. Un abbraccio a tutti, ciao, alla prossima.